Buongiorno signori, sono l'uomo di casa. Nel video come costruire una rete cablata in casa, moltissimi di voi mi hanno chiesto un video per spiegare le varie categorie di cavo, cioè che differenza c'è tra un cavo categoria 5 e un categoria 6. Bene, è proprio quello che faremo oggi. Me l'avete chiesto in tanti, avete fatto bene. Se vi interessa qualche argomento, scrivetemelo sotto nei commenti e se posso vi farò il video. Quindi oggi andremo a vedere le differenze che ci sono tra la categoria 5E, 6, 7 e 8, mantenendoci comunque su un tono o su un piano molto basilare, molto basico, semplice, in modo che si riescano a capire le grandi differenze. Ovviamente non scenderò nello specifico, perché questo non vuole essere né una lezione di networking o di elettronica. Dobbiamo solo capire quali sono le differenze tra i vari tipologie di cavo, in modo da poter scegliere quello più adatto a noi. Se volete particolari in più, andate nel link in descrizione, nel mio sito uomodicasa.it e troverete ulteriori dettagli, ma mi manterrò anche lì sempre sul semplice, perché per quello che ci interessa a noi non serve diventare esperti di networking, ma serve sapere giusto le informazioni che ci occorrono per capire in casa nostra quale cavo utilizzare. Detto questo, io non voglio tediarvi oltre, per cui vi invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e buona visione a tutti! La prima cosa che vogliamo capire in questo video è come facciamo a capire qual è la categoria del cavo che abbiamo in mano. Come vedete, all'interno di questo cavo ci sono delle scritte, le vedete qua in bianco. Ora, andiamo a vedere che cosa c'è scritto. Allora, se voi notate, e riesco a farlo mettere a fuoco alla macchina fotografica, magari qua no, ecco qua, 2540 base, categoria 8. CAT 8 2000 MHz. Quindi all'interno del cavo noi troviamo la scritta CAT e il numero che ci interessa. Così scopriamo qual è la categoria del nostro cavo. Ora andiamo a vedere, come abbiamo detto, le differenze tra i cavi. Iniziamo con questo troncone di cavo, un cavo categoria 5E. Come vedete, nella categoria 5E troveremo 4 doppini intrecciati tra di loro, quindi verde, bianco, verde, arancione, bianco, arancione, blu, bianco, blu, marrone, bianco, marrone, e basta. Quindi questo è un cavo categoria 5E, che si differenzia dalla categoria 6. Ecco qua un cavo categoria 6. Guardate un po' perché cosa. Ci sono sempre i nostri quattro doppini intrecciati tra di loro, ma in mezzo, già la vedete, adesso ve la faccio vedere ancora meglio, se riesco a staccarla, c'è questa croce di plastica che va a dividere i quattro doppini. Quindi i doppini sono divisi tra di loro da questa croce di plastica. Quando vedete questa croce di plastica, vuol dire che vi trovate di fronte a un cavo categoria 6. Andiamo a vedere ora i cavi categoria 7 e categoria 8. Ragazzi, questi li ho dovuti comprare, poi non ditemi che non faccio sacrifici per voi. 15 euro di cavi buttati per voi. Ecco qua, cavo categoria 7. Abbiamo questo metallo che vedete qui, che sta a proteggere i quattro doppini, ma non solo. I doppini sono protetti tra di loro da un'altra schermatura in alluminio. Quindi, quattro doppini protetti tra di loro con schermatura interna più una schermatura all'interno della plastica. Eccolo qua il nostro bel cavo categoria 7. Ora passiamo al cavo categoria 8. Allora, qui abbiamo una lamella di alluminio invece rispetto alla categoria 7, che sono dei fili
di alluminio, vedete la differenza? Qua sono filamenti di alluminio. Lamella di alluminio che io ho tagliato insieme alla con la forbice. E in più i cavi schermati come nella categoria 7 tra di loro. Ed eccoci qua che abbiamo spiegato quali sono le differenze tra i nostri cavi. Io spero che questo video vi sia piaciuto, spero soprattutto che vi sia stato utile. Se avete qualche dubbio, qualche domanda, non esitate a scriverlo qui sotto nei commenti e io tenterò di rispondervi al meglio delle mie possibilità. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.